La spaziale Splendid nacque nel 2000 a Milano da un'idea di Emilio Mina. Emilio Mina è ex tennista, semiprofessionista, possiamo dire, lui si definisce appassionato. Comunque, quando andava a giocare nei vari campi si rendeva conto che aveva bisogno di un accappatoio e che prendesse poco spazio, che fosse poco ingombrante e che però avesse grandi capacità di assorbimento. Bene, pensò di avvalersi di una particolare tessuto, la microfibra, che fino a quel momento non era stata utilizzata per questo scopo. Allora, Emilio Mina è qui accanto a noi. Questa intuizione poi ha sviluppato una grandissima attività. Certo, ho sviluppato una grandissima attività perché il mio pensiero è stato: se va bene per me e l'ho collaudato bene, va bene per tutti. E quindi ho proseguito, ho promesso a mia moglie e alla figlia, che in quel momento non credevano molto al prodotto, che l'avrei venduto in tutto il mondo. In Italia penso di aver cambiato, come ha detto anche il Corriere della Sera, le abitudini degli italiani. Adesso sto provando con la Russia, stiamo entrando in Francia, in Spagna siamo già presenti con un certo successo, in Svizzera, e quindi il mio motto è: andiamo per tutto il mondo, perché devo mantenere la promessa che ho fatto a mia moglie e a mia figlia. La Dreams di Quarrata, in provincia di Pistoia, nacque nel 1973. È specializzata in ricami veramente di tutti i tipi. Tengono a sottolineare che fanno anche il ricamo mano-macchina, ovvero è la macchina che crea il ricamo, ma è la mano umana che sposta il tessuto per dare forma al disegno del ricamo stesso. E poi ricami per la cucina, per il bagno e per il letto. Un cavallo di battaglia è quello delle spugne. Quindi per il ricamo da bagno, spugne in varie tonalità, veramente una gamma assolutamente variegata per le diverse esigenze di arredamento per il bagno. A Bassano del Grappa dai primi anni 80 nasce Cipratex, un'azienda specializzata nel ricamo per esempio su mistolino o in tulle. Tengono a specificare che lavorano con le fibre naturali, quindi salvaguardia dell'ambiente, garanzia anche per gli utenti naturalmente, per i consumatori. Per quest'anno fra le novità propongono proprio delle tecniche diverse di ricamo, fra cui il soutage e il lino stone wash. Per quanto riguarda il cromatismo della collezione della Cipratex, potete vedere con i vostri occhi, sono tutti colori piuttosto sobri. La Kogal nasce a Bergamo nel 1949, fu fondata da Edoardo e Liliana Galizzi.
Nel 49 nacque come copertificio, poi verso la fine degli anni 60 si specializzò nella spugna. Poi negli anni 80 dette vita a una joint venture con la Van Dyke olandese per quanto riguarda il settore del letto. A tutt'oggi conta 80 dipendenti. Parliamo adesso con Rodolfo Galizzi, responsabile commerciale, che ci spiega che la forza della Kogal è la versatilità. Sì, in effetti negli ultimi anni abbiamo puntato molto sul discorso del servizio verso il cliente, cioè cerchiamo di dare al nostro interlocutore tutto quel servizio dato al centro stile nella ricerca del prodotto, nella qualità che mio padre ha sempre voluto come cavallo di battaglia, anche quel discorso di servizio che è una cosa molto importante per noi e per la nostra immagine. Ha fatto cenno alla clientela, allora parliamo proprio della fascia di clientela a cui vi rivolgete. Allora, dunque, la Kogal ha praticamente tre divisioni. Una divisione da private label, dove siamo molto inseriti nella grande distribuzione, o anche con la nostra consociata olandese, di cui noi facciamo tutto a marchio loro. Poi invece abbiamo tutto un settore, possiamo dire, a marchio nostro, dove portiamo avanti una serie di articoli fatti da fascia medio-alta, sempre cercando di mantenere questa parte di qualità che è molto molto importante, che è, diciamo, nel nostro DNA. Parlando di qualità, non possiamo fare a meno di agganciarci al concetto del Made in Italy. Dunque, voi producete per la gran parte qua nel nostro paese? Sì, l'azienda è completamente verticalizzata, cioè partiamo dal filato per poi tingerlo, lavorarlo, tesserlo, tutto sul territorio nazionale, a 360 gradi. Allora, una quasi totalità. Ecco, in tal senso un binomio imprescindibile per la vostra attività, qualità e servizio da offrire al cliente. Sì, decisamente sì, penso che sia un po' il nostro slogan, cercare di dare questo servizio che ci permette di poter raggiungere tutte quelle caratteristiche che per il cliente sono molto molto importanti e riuscire ad avere la merce al momento giusto, nei tempi giusti, con il servizio giusto. La vostra clientela si suddivide fra un consistente mercato italiano ma anche un notevole bacino all'estero. Allora, intanto parliamo dell'Italia. L'Italia si spazia un po' in tutti i settori, partendo dalla grande distribuzione per arrivare ai grossisti distributori e a un discorso di negozi di fascia medio-alta, mentre invece sull'estero abbiamo tutta una divisione alberghiera, dove si fanno delle insegne abbastanza anche rinomate e conosciute su tutto il mondo, e poi attraverso la nostra consociata distribuiamo il nostro prodotto su tutto il continente europeo, ma anche poi con puntate verso gli Stati Uniti e anche il mercato asiatico. E comunque le radici, il cuore, l'anima dell'attività resta in Italia, resta a Bergamo, e l'importanza della tradizione. Sì, decisamente. Noi vogliamo continuare a portare avanti questa immagine della tradizione, cioè quello che nostro padre ha creato, vorremmo riuscire a trasmetterlo ai nostri figli, permettendo sempre di tenere alta quella che è la tradizione della tessitura e del prodotto italiano, del Made in Italy.